Giorno dalle macchie e delle coserie, tempo gelido, si vede anche la Presila. Oggi era previsto tempo bello, ma intanto vedo nuvole minacciose. Intanto il lavoro va avanti, ancora per la potatura degli olivi aspetto almeno un paio di settimane. Ecco, chi sta già potando da qualche tempo, io non la penso così, ma sono tanti alberi, quindi è facile che per un fattore tecnico si spicciano un po' di più perché sono tantissimi alberi da fare. Chiaramente non ce la puoi fare con poche persone in pochissimo tempo. Io ce n'ho poche, quindi preservo verso la metà di febbraio. Ecco, invece i vitigni si possono fare. Già sto facendo questa fila, poi vanno aggiustati meglio questi fili. Qua l'avevo fatti già in maniera bonaria qualche giorno fa, giusto per tagliarli. Adesso, se vi trovate in questa condizione, è sempre un cespuglio, vedete, non è tanto giusto così. Allora dobbiamo capire quale lasciare. Abbiamo tante diramazioni e alla fine, per esempio qua, possiamo togliere almeno questa parte, ecco. Lasciare più o meno due gemme, quelle più grosse anche tre, diciamo tra le due massimo tre gemme, ecco. Spuntiamo meglio questa parte qua. Qua sono un po' troppo, possiamo già togliere questo, oppure preserviamo all'interno, quindi possiamo togliere questo qua. Cerchiamo di andare più all'interno così possiamo distribuirli meglio, ecco. Già quello che va giù è una branchetta, una diramazione, eppure è troppo. Anche questo qua potrebbe dare dei problemi, noi lo togliamo pure. Sempre a colletto, non lasciate troppo spazio, ecco. Anche qua possiamo aggiustarli meglio. Ecco qua, già abbiamo fatto un'altra forma. Ragioniamo un altro po'. Qua ne abbiamo due vicine, vedete? Sembrano belle da vedere, però per un fatto di produzione possono avere dei problemi. Noi ci preserviamo quella più tenera, in questo caso, che va sempre nella direzione del filo, vedete? Togliamo questa. Una già qua va bene. Qua, vedete, ancora ne vediamo troppe. Allora, qual è che possiamo togliere? Questa alta potrebbe essere quella da sacrificare. Ecco. Diciamo che questo punto qua già va bene, ecco. Più o meno la procedura è questa qua, bisogna ragionare perché tanto poi alla fine ne farà di meno, ma quelli che usciranno saranno veramente belli grossi e interessanti. Adesso, dopo i grappoli, saranno molto più interessanti, più di qualità. Qua le fave sono andate tutte, adesso poi dopo metterò dei pali e nelle prossime occasioni dovranno essere legati. Poi arriverà anche la neve qua prima o poi. Qua vedete, questo è un esempio di un vitigno. Adesso io che faccio? All'inizio cerco di togliere tutto per non avere problemi. Sto a pensare troppo. Io toglio quello che trovo senza pensare. Lascio solamente due gemme. Così possiamo ragionare meglio, sennò a volte non possiamo studiare bene se c'è tutta questa roba davanti, chiaramente, no? Qua lasciamo tre. Io qualcuno di questi interessanti li sto già prendendo da parte, vedete, poi saranno messi dove mancano. I migliori, quelli che sono più forti, più vegeti, anche quelli più grossi, ma non necessariamente, devono essere belli vivi, ecco. Qua siamo qua, possiamo togliere. Anche questo centrale già si può tranquillamente togliere, non serve. Possiamo anche togliere questo, lasciare solamente quello laterale. Qua possiamo già togliere questo piccolino, questo non serve. Abbiamo già liberato, togliamo anche questo filo. C'ho il coltellino, ma adesso non lo posso prendere. Va bene così. Adesso possiamo, vedete, ragionare meglio perché
Se ragionassimo con tutti i pezzi non potremmo capirci nulla, o perlomeno questo già lo possiamo togliere. Qua vedete, togliamo queste pronuncianze secche, che era già sbagliato l'anno scorso. Questi pezzettini vanno sempre tagliati, rifiniti meglio. Poi qua ne abbiamo troppi, chiaramente. Allora che facciamo? Questo laterale lo lasciamo. Poi possiamo togliere questo e lasciare quello laterale e possiamo anche sacrificare questo qua e lasciare questi qua. Al momento vanno. Qua ne lasciamo solamente, sono troppe tre, vedete? Lasciamone due, così. Qua lasciamo com'è e qua ci siamo più o meno. Si potrebbe anche fare ancora di più, però lasciamo così. Come volete mangiare? Qua, beh, questo è troppo secco, vedete che serve, lo togliamo. Togliamo queste pronunzianze. Rifiniamo questi punti. Ecco qua. Togliamo anche questo. Questo possiamo anche toglierlo. E togliamo questa parte qua. E qua ci siamo già. Più o meno va bene così. Qua c'è altro da fare. Questo all'interno che serve? A nulla. Togliamole. Anche un po' secchi, rifiniamo sempre bene questi punti perché possono portare marciume. Ecco qua. Vedete come si presenta? Ecco quello che deve rimanere così. Qua vedete c'è un po' di marciume qua, togliamo qua anche questa parte qua, togliamo tutto, rifiniamo sempre bene bene. Qua se ci fate caso non abbiamo la gemma, l'ho tagliata così. Non bisogna mai lasciare questo spazio, bisogna sempre tagliare in maniera obliqua, così. Così la pioggia scendendo giù non va a creare umidità troppo sulla gemma. Anche qua vedete, è troppo. L'avevo tagliato bonariamente come vi dicevo prima, adesso io faccio questo taglio così e lasciamo più o meno, diciamo, mezzo centimetro, ecco. Diciamo 7 mm vanno bene, anche questo qua vedete. Va rifinito uguale perché non dobbiamo lasciare questo spazio, non fa marciume e secca tutto. Ecco qua. Stessa cosa qua. Si ripassano ovviamente per le ragioni che vi dicevo prima. Io mi muovo in questo modo, ci ragiono sopra, anche qua poco poco. Quello va bene, quello va bene. Ok. Ok, si presenta più o meno una potatura così. Più o meno il concetto è questo, poi si può fare meglio, si può lasciare di più, si può lasciare di meno, ma la base di ragionamento è questa qua. Diciamo che se ne abbiamo troppi vicini qua, puntiamo a sfoltire nella parte centrale, magari cerchiamo di andare nelle direzioni dove può comunque crescere meglio in direzione. Sfruttiamo un po' le direzioni verticali, orizzontali. Mai troppo all'interno. Beh, io vi saluto, alla prossima occasione da Michele Expert.